quelli che sono quello che è il più grande dei comandamenti, a cui Gesù aggiunge il secondo, è quello che Israele ancora ricorda, mettendo anche negli stipiti delle case: ascolta Israele, ascolta. Ascolta Israele è un'esortazione che viene da Dio stesso. Ascoltare dunque la sua parola, che Dio è l'unico e che va amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza. In realtà noi facciamo fatica a concepire e a mettere in pratica questo comandamento, perché ci fermiamo alle cose che sono sotto, no? Amiamo molte cose della terra, molte cose di noi, amiamo persone e Dio viene dopo, cioè viene come ultima risorsa, come quella che si deve aiutare, ma il centro del nostro cuore, della nostra mente, dei nostri sforzi, della nostra intelligenza, non è Dio in genere. Infatti qui l'amore, l'amare Dio non è semplicemente un sentimento, quello che noi possiamo chiamare anche un fervore nel momento della preghiera, che sono molto rari in realtà, ma è tutta la volontà che vuole ciò che Dio vuole, ascoltando la sua parola, no? E tutta la mente, perché è la mente? Come si può amare con la mente? La mente è lo strumento che Dio ci ha dato per contemplare Dio, non in un'immagine che noi ci facciamo di Lui, ma contemplarlo in quello che Lui è, come si rivela, l'unico, il creatore di tutte le cose. E allora vederlo riflesso in tutto ciò che esiste, noi e le altre persone, ci fa entrare con la mente, con la razionalità, la ragione, in quello che il nostro cuore ci spinge a fare e ad amare. Amare dunque in questo senso è un atto positivo di bene che dà gloria a Dio. È qualcosa che io faccio per Lui e non per me stesso. E quando noi facciamo qualcosa per amore, noi ci annientiamo e ci consumiamo per fare quella cosa perché l'oggetto dell'amore non è il ritorno che noi ne abbiamo, ma quella persona stessa. E se Dio è sopra di tutto, noi con la ragione, che viene illuminata sempre di più dallo Spirito che ci viene incontro man mano che noi andiamo incontro a Lui, noi contempliamo e capiamo Dio. Pensando spesso come noi trattiamo Dio e a parole diciamo, si addice all'uomo giusto, all'uomo retto, la lode di Dio, come se Dio avesse bisogno, no, dei nostri complimenti, ma non è questa la lode. La lode è riconoscere a Dio che tutto è di Dio, tutto quello che avviene e che Lui ha un disegno molto grande su tutti noi, sul mondo intero. E che in questo disegno ci rientra il bene e anche il castigo a volte, perché Dio castiga chi ama. E allora dar lode a Dio, anche quando noi affrontiamo momenti difficili, vuol dire riconoscere la sua opera in quel momento. È così che il Cristo ama il Figlio di Dio, fatto uomo, ama il Padre, facendo la sua volontà, salendo sul Calvario con la croce, e umanamente non c'è niente da lodare Dio Padre che mi comanda, mi chiede di farmi crocifiggere. Eppure la lode di Dio viene tessuta da Gesù. Pensate alla grande preghiera che lui fa nel Getsemani e dice: non la mia, ma la tua volontà. Quindi lodo Dio perché riconosco che attraverso quello che è un male, che io attraverso in unione con Lui, scaturirà un grande bene, anche se io umanamente, Lui lo sapeva, ma io umanamente non lo comprendo. Amare Dio dunque, amare sopra ogni cosa e a tutti i costi. L'amore costa e si paga.
si paga per fare il bene, si paga qualcosa che è energia personale o sostanze o sforzi, si paga perché appena si mette in moto il bene qualcuno si mette di traverso e ce lo impedisce, è sempre così. L'amore costa sacrificio di sé. Questa è la caratteristica dell'amore di Dio. Dunque offrire un sacrificio a Dio è fare della nostra vita quotidiana qualcosa che viene offerta a Lui. Non solamente chiedere l'aiuto, anche, ma fare della nostra giornata un atto di lode, di amore per Dio. Anche se sembra che facciamo quello che tutti gli uomini fanno, no? Si alza, si lavora, si fa, si finisce la giornata. Solo che chi lo fa per sé, chi lo fa per dovere, chi lo fa perché è costretto, la differenza di quel lavoro, della nostra giornata, del quotidiano, sta nell'offerta, cioè nella qualità del cuore, dell'intenzione con cui noi facciamo le cose. Allora, a volte ci possono essere anche, come si chiamano, ministeri, dei servizi diretti nell'amore di Dio. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, è qualcosa, è il culto dato a Dio. Ma il vero culto è il cuore che si offre a Dio con amore. Ed è per questo che lo scriba, che andando in profondità comprende, prima fa la domanda, poi dopo aggiunge un commento, dice che amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta l'anima, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Quindi ai sacrifici offerti sull'altare in cui si mette un animale o altre cose, no? Cioè questo è l'atto più grande di culto che noi possiamo fare. E nell'amare il prossimo si configura la stessa cosa, perché noi amando il prossimo amiamo ciò che è di Dio e mettiamo in moto, possiamo dire, quell'amore stesso di Dio. Non si ama il prossimo veramente se non si ha questo amore per Dio. L'amore del prossimo è ricompreso in quello di Dio. Se noi amiamo Dio, Lui ci ridona il suo amore e noi siamo capaci di amare il prossimo, anche se c'è nemico, anche se c'è avversario, anche se ci ha fatto o continua a farci del male. Noi non gli vogliamo del male e vogliamo il suo bene, preghiamo perché sia salvo davanti a Dio. O il primo che capita e che non conosco, chi è il mio prossimo? Chiedo a Gesù, ama il prossimo tuo. I miei parenti, no? I miei amici, e i miei nemici, e lo straniero, e quello che non conosco. E il Signore racconta la parabola del Samaritano. Il primo che mi mette a fianco, perché se io sono sempre infiammato dell'amore per Dio, questo amore per Dio si irrangia su tutto quello che ho intorno e su tutte le persone che ho intorno, indifferentemente. Poi l'accoglienza o meno, la gratitudine, la riconoscenza o al contrario l'avversione che viene come risposta a noi non riguarda. A noi riguarda l'amore che è azione, attività verso l'esterno, fuori di noi per qualcuno, senza attendere un ritorno, perché questa è gloria di Dio, è un consumarsi per Dio. Siamo noi stessi l'olocausto, cioè che vuol dire la vittima tutta bruciata sull'altare, tutta offerta a Dio, e non teniamo niente per noi. C'erano diversi tipi di sacrifici, uno era di comunione, si mangiava una parte della vittima davanti a Dio, è quello che è contenuto anche nel sacrificio dell'Eucaristia, l'altro l'olocausto dove tutta la vittima offerta andava bruciata per il Signore. Nessuno aveva niente da guadagnare, tutto per la gloria di Dio, no? Si faceva in casi particolari. Così la nostra vita diventa un olocausto quando diventa giorno dopo giorno sempre più offerta a Dio per la sua gloria. E tutto il bene di cui ho bisogno mi viene dato in sovrappiù, perché io sono nel centro del cuore di Dio. Siamo lodato Gesù Cristo. Sì.